Dire che non dovrei essere qui è una cosa abbastanza scontata. C'è lo stadio quasi tutto gremito e si sta per giocare una delle partite più importanti degli ultimi anni. Perché davvero è una partita che segna una stagione. Perché dall'altra parte il Frosinone sta per giocare contro l'Entella. Noi invece dobbiamo vincere questa partita contro il Cesena, che non sarà facile perché nonostante c'è il gemellaggio, ovviamente non è che ci faranno vincere. Quindi è obbligatorio assolutamente fare una gran partita e dimostrare in campo di meritarcela questa Serie A. Volevo fare un complimento alla curva nord superiore, ma anche all'inferiore, alla sud, a tutti i ragazzi che sono arrivati sulle gradinate, le famiglie che ci sono, tutti, tutti, dai tifosi più anziani a quelli più giovani. È bello vedere così tutti uniti allo stadio. E chissà cosa sarebbe cambiato se allo stadio ci fossimo sempre andati, perché questa squadra ha remato sempre contro tutti, il fallimento in primis e tutti coloro che realmente si erano allontanati da questi colori per merito, per colpa di Zamparini. Comunque, non voglio più dir nulla, dobbiamo soltanto concentrarci. Chiunque sia andato allo stadio, vi prego, fate le foto e taggatemi su Instagram, voglio vederle, sono davvero molto curioso. Non sarà una gara facile, dobbiamo dare il mille per mille e dobbiamo sperare che il Frosinone non vinca. Adesso è tutto, lasciate un bel pollicione in su e mi raccomando, un bel commento a fine partita e buona visione a tutti. Ne sono certo, sarà difficilissimo, ma comincia la partita. Dai agli esami, fai un cross in quest'ultima partita bella per Nino. Non era fuori gioco, peccato. Bravo Moreo, vai Gabri, dai ti prego. Rolando dentro Nino, Alta, non ci credo. Che occasione della Madonna. Dai così, bravo Moreo. Bravi, bravi, bravi così. Vai là, falla girare. Bella palla per Coronado, che stop col tacco! Doncor però. Giallo per Doncor, forse un po' troppo eccessivo. Gran giocata di Coronado col tacco, poi trattenuto. Giallo che ci può stare. Bravi, raga, così, così. Non lasciamo spazi. L'Ascoli sta vincendo contro il Pescara. È in vantaggio anche la Cremonese e il Cittadella Carpi. Batte Igor sul primo palo, plungata dalla Gumina. In tre del Palermo sono finiti a terra, ma va bene così si continua. La Gumina, dai raga, non vogliamo i rigori, vogliamo segnare noi. Coronado dentro, niente da fare. Igor in mezzo, Moreo di testa, la palla è lì. Oh, calcio di rigore! Raga, non so la trattenuta, comunque ce ne sono state parecchie. A volte magari qualcuno è stato anche cercata precedentemente dai giocatori, perché in area ci sono sempre tanti scontri. Ma qui questa, mamma mia, su Rajkovic. E anche su quella fischiata, secondo me, su Davidovic. Sanzionato l'intervento di Cascione su Davidovic. Va a batterlo Igor Coronado. Mamma mia, che ansia, raga, mamma mia. Ti prego, Igor. Zitto, zitto, non gufarla, prima farlo tirare. Stai zitto, telecronista, taci. Stai zitto! Dai, Igor. Coronando! Palla alta. Dai, Igor, dai, dai, tranquillo. Fa niente, raga, fa niente. Anche Nestorovski in panchina ad incitare la squadra. Dai, fa niente. Porca troia, non ci voleva. Cosa cazzo, Gufi? Prima di rigore già direi se il Palermo segna a 69. Taci. Dopo il rigore sbagliato si è svegliato il Cesena. E adesso primo calcio d'angolo per loro. Espulso Vincenzo Sicignano. È tipo la sesta o settima espulsione in stagione per lui. Il nostro preparatore del portiere. Nonché ex grande giocatore rosanero. Occhio alla punizione del Cesena. Mancano 2 minuti alla fine del primo tempo. Palla sul secondo. Bravo Moreo, utile. Finisce il primo tempo senza recupero. Peccato. Poco da dire, raga. Ho i brividi, ho continuamente un'ansia assurda. Continuo a guardare i risultati negli altri campi. Per adesso siamo ancora tutte lì in avanti. Tutte fe... Non è vero. Non è vero, perché ha segnato al 45esimo il Frosinone. Quindi in questi istanti, cioè in questi ultimi minuti del primo tempo, a fine primo tempo, il Frosinone volerebbe a quota 71 e noi fermi a quota 68.
Ci sono ancora 45 minuti. Dobbiamo dare l'anima. Questo pubblico lo merita. Ultimi 45 minuti. Grande Igor, di forza! Nino, muoviti bene! Coronado, guarda l'esame! Coronado, Coronado, no! Dai, cazzo! Dai, Igor! Hai fatto benissimo! Occhio al Cesena! Bravo, Pomini! Primavera occasione del Cesena, l'undicesimo della ripresa. Coronado, in mezzo, Blagumi in alto! Altro calcio d'angolo, deviata. Calcio di punizione, Coronado da lontanissimo. Rolando, mettile in mezzo. Un cazzo di cross, raga. Un cazzo di cross fatto bene, neanche uno mai. Dai, raga, fatela girare bene, che uno spazio possiamo trovarlo. Rispoli, non tirare. Rispoli ci prova invece in curva. Bravo Igor, all'esami, all'esami, all'esami. Deviata, no, rimessa al fondo. Dai item, dai che di fisico il sei volte te. Ciocev, bella palla, Trajkovski. Non ci credo, Polignati ancora. Non si sta più giocando a Palermo perché si sono fatti male. Prima Polignati, adesso Cascione. E quindi è tutto tempo che spero si recupererà. Entra Nestorovski, manca pochissimo. Dai Igor, dai Coronado, Igor. Alla palla sul sinistro, ancora Coronado. Dai Trajkovski. Vaffanculo, è finita. Direttore di gara Castore, porta a casa quel punto che voleva. Stellone, ma sei d'amaro perché questo punticino spalanca sostanzialmente i playoff alla Palermo.